poi un po' di pubblicità, tra pochissimo arriveranno qua i Sonora live in diretta telefonica con telefonica noi. Lo diciamo, no? Perché sì, sennò perché qua altrimenti poi delirio. Le nostre amiche radiostoppiste impazziscono e mi arrivano qua ululanti sotto la radio. Tutte sintonizzate però, quello sì, mi raccomando. A tra poco. Su Radio Stop nelle ultime settimane finalmente ce li abbiamo nuovamente qua, sono Luca e Diego, ovvero sono i Sonora. Sonora. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, benvenuti su Radio Stop, ben ritrovati. Grazie, grazie mille. Come va? Come passa? Come dicono? Siamo in giro per promozione, stiamo promozionando l'album e tantissime cose da fare, da preparare anche lo spettacolo del tour. Tanti impegni e un disco nuovo uscito proprio fresco ieri. La storia parte da qui. Noi abbiamo conosciuto, tanto per cominciare, il singolo qualche settimana fa. Uh-huh. È stato Radio Date con un sacco di passaggi, quindi siamo stati bravi. Vabbè, siete voi bravi. ormai siete amici e sì, devo dire che poi la canzone è veramente bella. È molto bella. Visto proprio grazie. Oggi il video. Sì. Dove lo avete girato? Il video l'abbiamo girato a Matera. Ah, a Matera, ecco. I sassi di Matera, che tra l'altro è una splendida location. Esatto. Che merita davvero. Location anche cinematografica, in effetti, è stata più volte presa in esame. Me lo stavo chiedendo anch'io, perché anch'io sono andata a guardarmelo. A proposito, la collaborazione con Evia, posso chiederti com'è nata? Perché secondo me è davvero molto speciale. Beh, è nata in un modo del tutto spontaneo, ne abbiamo dato il brano ancora quando era provinato in finto inglese. Abbiamo avuto la fortuna che a lui è piaciuto subito, ci ha mandato il file della cornamusa e da lì è nata questa bellissima collaborazione che speriamo che possa proseguire. No, effettivamente esatto. Ci trascinate via con questa melodia per lì di lontani, veramente. Ci fate chiudere gli occhi ed immaginare chissà cosa, bellissimo. Grazie. Grazie mille. Questo album devo dire che è una vera e propria sorpresa per quanto vi riguarda. Svolta rock. È vero, una svolta rock, ma devo dire che ci sono vari generi all'interno dell'album. Tanto per cominciare, diversi pezzi in inglese, vi avevamo già sentito anche in passato con alcune produzioni in inglese, ma anche proprio musicalmente parlando, per esempio quello che avete scelto voi, il brano che ascolteremo tra poco, tratto dalla storia parte molto da qui, bello. Devo dire che fa molto rock, fa molto Muse, Green Day. Sento molto anche Green Day, appunto, non so, siccome adoro peraltro sia Muse che Green Day, insomma questo genere, io vi ringrazio perché comunque poi è giusto anche sperimentare oltretutto, no? Ma infatti tra l'altro hai citato anche due band che sono state prese molto in considerazione. Per quanto riguarda influenze in quest'album, e poi anche visto la tematica che è molto importante, Liars appunto parla dei disagi politici di questo periodo storico molto particolare,
sicuramente ci voleva un brano rock per dire la nostra, ed è nata questa canzone che è nata molto naturalmente. Noi ci sentivamo di esprimerci così in questo tema, e ne è nata Liars. Però ecco, in generale, a parte Liars, cioè è un disco molto rock, no? L'avevate già dentro, questa vena la coltivate da tempo, o appunto è sfociata in questa La Storia Parte Da Qui, che effettivamente è un po' l'emblema del vostro cambiamento, cioè parte da qui nel senso che ci sono, eccoli qua, e con voi nuovi sonori in un certo qual modo, no? Cresciuti anche dal punto di vista della maturità artistica. Diciamo che in questo ultimo lavoro, in questo ultimo progetto siamo proprio noi al 100%. Forse a differenza dei scorsi progetti dove magari c'era qualcuno che ci imponeva delle idee, cioè questo disco l'abbiamo autoprodotto da prima all'ultima nota, dunque siamo noi al 100% senza ovviamente rinnegare il passato. No, certo. Io voglio ricordare una cosa importante dei Sonora, perché noi li abbiamo conosciuti live 2 anni fa al nostro Radio Stop Festival, e prima magari ti fai un po' di preconcetti sulle band maschili, come in questo caso due fratelli, giovani, bla bla bla, ma sono veramente dei grandi musicisti. È vero. Io continuo a ribadire il concetto, quando parlo di voi in giro dico che siete bravissimi, vero, perché ogni volta che siete venuti ai nostri festival avete fatto dei live pazzeschi. E poi sottolineato, Roberto, la cosa giusta, dei live pazzeschi, perché questo, insomma, no, ragazzi, è così, insomma, questa è la cosa veramente, poi si vede che proprio ci mettete l'anima e il cuore, perché fa parte di voi la musica, del resto, insomma, è un po' quello che esprimete, mi sembra di capire, anche in questo Si Chiama Libertà, no? Poi alla fine c'è questo amore forte che ritorna più volte, in maniera abbastanza caratteriale, in tutte le vostre tracce, per la musica. Beh, assolutamente, guarda, come diceva mio fratello, è stato curato dalla prima all'ultima notte, siamo noi al 100%, ma poi anche le tematiche comunque trattate. Tematiche forti anche, sociali. Ma sì, ma perché è un periodo storico molto particolare e, diciamocelo francamente, la gente è un po' incazzata, e di conseguenza questa cosa si riflette anche nella musica. Noi che siamo cantautori siamo sicuramente sensibili a tutto ciò che ci accade intorno. A proposito, questo poi... A proposito di ciò che accade intorno, so che ve l'avranno già chiesto quelle 10.500 volte, però non possiamo farne a meno. Il re del nulla, cioè questi talent, vogliamo parlarne. Ma guarda, ovviamente tutti si chiedono se è riferito ai talent, è riferito principalmente ai reality show, okay. E a certi tipi di programma, poi ovviamente è sempre la stessa ideologia del talent, quindi capita spesso che si chiedano come la pensiamo sui talent, e se è indirizzata ai talent. In realtà il re del nulla è indirizzata a questo tipo di ideologia, ma prevalentemente al reality. Però so che salvate Mengoni, lui sì. Beh, Mengoni è un grande artista, veramente del gran talento, e pensiamo che lui sarebbe emerso anche senza bisogno di un talent. Certo. Okay. Per quanto riguarda questo nuovo album, ho visto anche delle firme prestigiose per quanto riguarda i testi, Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi. Come sono nate queste collaborazioni? Ma sono nate, guarda, spontaneamente, nel senso che per quanto riguarda Enrico Ruggeri, per esempio, l'abbiamo conosciuto con la Nazionale Cantanti, da lì è nata un'amicizia, e poi anche... giocate anche a calcio? Esatto. Cioè, trovate il tempo anche per allenarvi voi, ma come fate? Allenarci è un po' difficile, infatti c'è da ridere quando giochiamo noi a calcio. Ah, panchina forever, quindi. Ma no! Guarda, ci fanno giocare, quello è il bello, che c'è anche da ridere, perciò. Ma una rete in due, fra Luca e Diego, l'avete realizzata? Io sono a quota 4, mio fratello. Allora. Però non ho detto in quale porta. Vabbè, chi se ne frega, dai, io ancora. Io ne ho fatto uno invece. E sono difensore comunque, alla faccia da difensore a fare io il gol. Io ancora non ho capito qual è la porta giusta, no? Lascia perdere, Chiarei, lascia perdere, non ti curare di questi particolari, ma ci mancherebbe. Quest'estate in tour, ho visto che sta per partire il vostro tour. Sì, partirà a metà giugno il nostro tour, adesso stiamo preparando lo spettacolo e tante date usciranno nei prossimi giorni. Diciamo che ci sarà una data evento il primo di settembre al Teatro Romano di Verona, e poi tra l'altro saremo anche in Toscana il 14 di luglio a Pontedera. A Pontedera. E noi naturalmente contiamo anche di avervi nuovamente ospiti. Non a c'è uno due dei senza nostri tre, festival, ragazzi. Perché... Ma assolutamente, molto volentieri. Assolutissimamente, ci sono già i lavori in corso. Infatti, quindi speriamo di poter concretizzare. Senti una cosa, intanto un saluto ed un ringraziamento per essere ritornati con questo album meraviglioso, bla bla bla, da parte di tantissimi dei vostri
vostri fan, in particolare c'è Alice da Rosignano che vi chiede: quando appunto ripartirete con il nuovo tour, riproporrete, però io presumo di sì, comunque vi pongo lo stesso la domanda, anche dei brani dei precedenti due album di inediti? Beh, sicuramente verranno riproposti anche i brani vecchi, anche perché non potremo non farli, anche perché comunque ci teniamo. Sicuramente verranno riarrangiati per dare un filone logico comunque con il nuovo album. Beh, certo, tipo L'amore, che ha trionfato a Sanremo nel 2008, se non lo proponete, secondo me, ragazzi, cioè è un casino. Beh, per forza. Sono quei fantastici cavalli di battaglia che lo porterete dietro tatuato per sempre. Sì, indubbiamente sì, indubbiamente sì. Va bene, allora noi vi ringraziamo, vi lasciamo ai vostri impegni giornalieri. Naturalmente ci ritroveremo prossimamente qua su Radio Stop e mi auguro di avervi ospite come ospiti, come dicevo prima, in una delle nostre tappe del Radio Stop Festival. Va bene? Grazie mille a voi. Ragazzi, grazie a voi, complimenti davvero per questo nuovo lavoro. A presto. Grazie. Un saluto per Luca e Diego del Sonora. Ci ascoltiamo Liars. Dalla storia parte da qui.